this game like this. Ecco, mentre la gente clicca su Facebook. Questo lo sai cos'è? Noi facciamo roba seria qua. Lo sai cos'è questo? Togli basta. No, no, stai lì, toglitele da lì. Se dormi una lama che te le togli. Guarda, non ti spaventare, c'ho le scarpe. No, non ti preoccupare. C'ho i calzini bucati. Non me frega niente. Sono un poveraccio. So. Volevo comprare il cazzo di calzini. Guarda come sto. Da, stai bene. Ma lascia. Questo è... Ah, pure questo bucato! La Bibbia ci parla di quanto? Di 5.000 anni fa? Non lo so. Il mondo è cambiato. Lo so. E quindi cosa ne pensi di loro? Io pensi che la parola che loro dicono, diciamo, scusa, sì? Uguali, okay, come da noi. Il problema è che loro prendono Isa, Gesù, come Dio. Gesù non è Dio. Gesù è profeta. Ah, ok. C'è la Bibbia dei testimoni di Geova. Qual è la Bibbia vera? Dio ci ha lasciato liberi di fare quello che cazzo vogliamo. Ah, beh, certo. E loro, i potenti ovviamente hanno cercato di manipolarla a loro piacimento, la Bibbia. La Bibbia è un libro storico che non parla di Dio. Praticamente Dio si è materializzato in un essere umano, e quindi ci ha tipo detto come vivere, diciamo. No, quando Dio ha fatto così, e come non c'è Dio, capito? Ok, tu non credi, diciamo, a questa cosa. Okay. Io non ci credo mai. Un uomo che va con una prostituta, io non ci trovo niente di male. È un peccato se non è stato... Chi te l'ha detto che è un peccato? Se fai sesso fuori dal matrimonio è peccato. Oh, ancora credi alle favole. Quindi... Questa è la storia dei preti. Esattamente. Questi sono i preti che ti hanno inculcato queste cose qui. Ma questa si il sesso Bibbia. Fuori dal matrimonio. Allora solamente Vai. Se è benedetto da un prete, il sesso è buono. Se non è benedetto da un prete, è male. No, aspetta un attimo. Io so che il serial killer, per esempio, oppure i malati di mente, di solito hanno vissuto in famiglie degenerate completamente. Può darci. Che genitori separati, situazioni del merda. Dalle buone tutto. Famiglie. Il sesso è peccato o non è peccato? Aspetta, è una specie di limitazione, fratello, nel senso che se io punto tutta la mia vita solo sul piacere, praticamente causerò dei problemi. A me stesso, alle persone perché? Intorno a me. Perché? Se io vado con la mignotta non distruggo, diciamo, il mio rapporto con la mia donna, posso portare malattie. Se c'è la tua donna, ma lascia perdere le malattie. Perché una volta che vuoi andare con una, poi vuoi andare con un'altra, con un'altra. Praticamente tu cominci in un vortice che non finirà mai più, perché tu hai come se hai perso quell'equilibrio. Ma quale? Hai perso l'equilibrio del e limite. Invece che uno va con una sola. Del limite. È perché... Se Dio ci ha lasciato libero, chi siamo io e te per dire agli altri quello che devono fare e quello che possono fare? Allora, oggi siamo liberi di fare quello che cazzo ci pare. Questo è il risultato, frate. Siamo nella merda. Ma che tipo di prugna è? Quando vai su di lì ce n'è una pianta che è pieno pieno. Ma pensa, non ho mai mangiato. Te mai mangiato? No, è la prima volta. E sono buone. È buona, sì. Non prendere la Bibbia come metodo di giudizio. Da chi ci dobbiamo influenzare per cuore, vivere la nostra vita? Dal tuo cuore, io dalla relazione che c'hai tu con Dio. Ma è soggettivo, non è una certo, cosa oggettiva. È soggettivo. L'oggettività ce l'ha solo Dio, siamo certo. Coglioni purtroppo. Ma non è sbagliamo. Vero. Loro, i preti ti dicono che tu sei un povero coglione. Dio vive dentro di te. Dentro di me, ecco. Dentro ognuno, dentro ogni uomo c'è la verità. Questo è un classico di quello che ti vuol far credere che tu sei Dio, no? No, che Dio sta dentro di noi. No, dove sta? Noi, fuori di noi. Noi siamo creature, si chiama, nel senso che siamo stati creati e siamo come dei bambini in confronto a Dio, perché è talmente potente che ha creato sì, te, ma questo... ha creato l'universo. Sai quanti anni ho io? Quanti ne ha? Beh, dimmelo e dammi un'età. 60 qualcosa. Io ne ho 81. 81!
Io ti dico non leggere più la Bibbia, non leggere più la Bibbia, ti porti fuori strada, ti fai un giro infinito per arrivare già dove sei adesso. Come si chiamano queste? Le zucche da fare i tortelli romagnoli. Le zucche. Parliamo del sesso. Parliamo del sesso. Prego. Dio ha creato il sesso, giusto? Dio ha creato il sesso per uno scopo, No, aspetta, per Dio ha riprodurre. creato il sesso, sì o no? Chi l'ha creato il sesso? Chi ha creato l'uomo e la donna? Allora, se tu già il fatto che lo chiami sesso, tu stai parlando proprio è come se non parli del rapporto di uomo e donna, ma stai parlando solo del piacere, proprio No, di del quel momento piacere, là. può essere piacere per te, per me può essere anche un fastidio, una repulsione, dipende. Aspetta signora, una cosa soltanto che volevo dire. Io praticamente ho letto il nome Casa del Contadino e mi aspettavo qualcosa tipo il contadino qua, la roba tutta di una volta. Invece il nome è molto, diciamo, ingannevole. Questo è un supermercato normalissimo. Dio ha creato il sesso perché è bello. Dio ha creato il sesso Il perché è sesso è bello. bello per te che tu sei un malato demente purtroppo, che No, pensi solo al sesso. no, no, non è È così. Perché è quello. brutto, è Aspetta brutto. un Hai attimo. sofferto quando sei andato con una donna? Aspetta un attimo. Prima le persone non è che mettevano tutta questa enfasi, questa importanza al sesso, Sempre, sempre. era l'1% e poi c'era il rapporto con la No, donna, no, diciamo, ok? Sei come i non è. bambini che vogliono mangiare solo i dolci e non mangiare la roba che li sostiene, no? Cioè, capito? Tu è come se scegli solo è come se Ma tu cosa sai? Ma vai sulla torta e mangi solo la crema. Cazzo, mangiala tutta! chi te l'ha detto? Se a me piace la crema, poi mangio la crema. Ma c'è qualcosa che non va, dovresti mangiare E chi tutta. l'ha detto? Perché Ma tu devi fare ti quello. fa male il dolce soltanto, devi mangiare pure la roba noiosa. Ma se Il a rapporto è me fa anche male. noia, è piacere, ma anche tutto il resto, lo devi sopportare Ma sono tutto. d'accordo quello. There are these funny vegetables which are really huge and they are a specialty of this place because they cook them with pasta and make tortellini are called. Dio, allo stesso modo, ci ha dato la libertà, il che vuol dire che te se scegli il bene o che scegli il male, il suo amore rimane intatto. L'uomo non sa cos'è bene e male. E quello Lo dici torniamo tu, sempre a lo quello di dici prima. tu, lo dici tu, lo dici tu, l'uomo sa benissimo cos'è bene e male. Purtroppo viviamo le E scelgono conseguenze. sempre quello che gli va di più. Allora, come lo chiama una persona che sapendo che sta scegliendo il male continua a scegliere ed è autodistruttivo? Come la chiami questa persona che fa del male anche alle persone con la sua ignoranza, con il suo modo di vivere, tutto quanto? Come lo Cioè. chiamo? In nessun modo. Lo chiamo un uomo, un figlio di Dio come me, che ho scelto il bene. L'amore di Dio è talmente grande, l'amore di Dio. Chiamo pure i cattivi. Certo, soprattutto i cattivi. Gesù Cristo andava con le prostitute. Sì. Eccolo, vai. Sto coso qua, sti cosi qua. Ah, quei bronchini lì. Dici chi la fa? Proviamo. Come ti chiami, nome e cognome? Marcel Minga. Marcel Minga, sia felice. Solo quello vuole Dio da te. Solo quello vuole Dio da te. Che tu sorridi sempre, tutti i giorni, quando ti alzi. Quello vuole da te. Quella è l'unica cosa che Dio vuole. Che tu, se tu sei felice scegliendo il male, scegli il male. Se tu sei felice scegliendo il bene, scegli il bene, ma sii felice. Dio vuole solo quello, che tu sei felice. Sì, un serial killer. No, non ho detto sei un serial killer. Non ho detto No, serial killer. sì, sono duri sti cosi, io. Fai quello che ti senti, che il tuo cuore ti dice di fare. Se devi fare quell'esperienza, falla. Ma per me è un'esperienza squallida. Non la fare. Per me è un'esperienza meravigliosa. Per me è un'esperienza meravigliosa. Se ti prendi Meraviglioso. un'esperienza squallida, non la fare. Perché ti hanno detto, sai perché squallida? Perché ti hanno detto che il sesso è peccato. Ti Ma hanno detto, ti hanno inculcato, ci hanno aspetta, inculcato da aspetta, bambini. aspetta, quando tu vai una mignota, tu sai benissimo, una volta che lei ha chiuso la porta e tu te ne sei andato, lei proprio voleva solo i soldi da te e tu. Certo, Ecco, quindi. tu volevi il piacere da lei e l'hai avuto.
se no cosa sei andato a fare? Diciamo. Tu sei andato perché volevi il piacere, volevi provare il piacere che ti dà una donna? È secondo te un rapporto, quindi, un rapporto quindi lei del genere? È contenta, tu sei contento e le cose sono a posto. Ok, un rapporto del genere secondo te è normale? Normalissimo. Ah, a posto. Normalissimo. Ma tu andrai all'inferno. Io che vado alle con le mignotte vado in paradiso. Ah, è bello, te lo dico io, perché io credo in Dio e amo Dio perché mi ha reso libero e mi ha dato la possibilità di essere felice e scelgo il bene, io scelgo il bene. This animal, this beast, you know, kept me until it got dark and cold and everything, and knowing that I had no place where to go to sleep, he kicked me out of his house like that and told me go away. Just because I was trying to criticize his way of thinking, you know? Io scelgo il bene. Tu ci sei cascato, frate. Dove sono cascato? Praticamente ti hanno detto che il libretto di istruzione ti ha detto di buttarlo, che non serve, e tu l'hai fatto e ti credi no, nel giusto. No, non è capito? Che cosa. Questa è la verità. Il libretto di istruzioni non serve. Il libretto di istruzioni ce l'hai dentro.